Eccoci, dopo aver sentito, ho ascoltato questa bellissima canzone appunto di Tony Esposito, Sinuè, che con cui partecipò al Festival di Sanremo nell'87, abbiamo quasi finito, insomma, tutti i nostri collegamenti, ancora ci restano alcuni artisti, ma soprattutto adesso torniamo proprio agli esordi appunto del festival, gli anni in cui il festival muoveva i primi passi, quando era praticamente un neonato che cominciava a muovere i primi passi, quando c'era ancora soltanto la radio, poi arrivò la televisione, gli anni in cui la voce, quella che stasera, tra l'altro, nelle nostre interviste, tutti gli interventi sono stati, è stato effettivamente messo in evidenza il fatto che la melodia si sta perdendo al festival, e quando invece forse il festival è proprio quello della melodia, della musica italiana. Però questo sembra quasi quasi però che sia un festival che sia piaciuto molto più ai giovani quest'anno, però la tradizione del festival è effettivamente melodica. E come la storia appunto della canzone italiana, la storia della canzone, nostra canzone anche recente, ci insegna che effettivamente l'esportazione appunto della melodia italiana è sempre stata fiorente, appunto pensiamo a canzoni come Sole Mio per esempio, che sono arrivate oltreoceano e addirittura tradotte anche in inglese da grandissimi cantanti star internazionali. Comunque negli anni 50 appunto i primi festival con tante partecipazioni, tra l'altro ricordiamo 53, 54, 57, 58 e 61, 5 partecipazioni appunto, e ci fu appunto una grandissima cantante che tra l'altro è stata più volte ospite anche qui negli studi di Radio Roma, e che in questo momento stiamo raggiungendo proprio, non si trova in Italia ma si trova in Messico, addirittura mi sembra che lì siano le 16, più o meno 8 ore di meno, e sto parlando della grande Carla Boni. Ciao Carla e benvenuta a Radio Roma. Ciao, ciao, questa, ciao. Questa chiamata internazionale, interoceanica. Che bello, io sono qui con le palme che mi fanno vento, c'è il sole, c'è il mare vicino e sto ascoltando questo Sanremo. Ecco. Cosa ne pensi Carla di questo Sanremo allora, visto che lo stai ascoltando? È abbastanza interessante, mi è piaciuta la serata con i duetti, una cosa che avevamo pensato anche noi all'epoca di fare, noi da una parte e i giovani dall'altra. Però pare che il re che hanno nominato oggi, Pippo Baudo, ha detto che ci ha pensato lui e che è una cosa nuova. Ma ad ogni modo va tutto bene, insomma. Senti Carla, cosa è cambiato secondo te da quando dai tuoi festival, tra l'altro ricordiamo i grandi successi con Mambo Italiano, Casetta in Canada. Viale d'autunno quando ho vinto nel 53. Certo. Che differenza c'è? Dunque ti dirò subito, non è perché io ero lì e ascoltavo le voci stupende di quell'epoca che oggi non ci sono più, devo proprio dirlo. Le canzoni di oggi, insomma, che vogliamo dire? Mi è piaciuta Tosca perché lei è una signora del palcoscenico e si è visto benissimo, brava. Tutto il resto, sai, ci sono i professionisti, bravi. Ma sembrava più una festa, diciamo, del primo maggio in eleganza, certo. Oppure una festa di piazza con tutti gli ospiti, ma Sanremo proprio, ma non lo so, non so nemmeno chi potrà vincere. Ma si dice, guarda, per me, Daniele Silvestri, questo ieri sera, ecco, ha vinto tra l'altro una bellissima canzone di un giovane, che Fabrizio Moro, tra l'altro un cantautore romano, una canzone scritta sul Borsellino, perciò sono tutti, tra l'altro ha vinto con un margine incredibile di voti rispetto agli altri. Sì, perché sono tutti temi sociali, certo. E capisco che c'è una linea di pazzia generale nell'aria e quindi è piaciuta molto la Rosa Bianca. Però, ecco, se io avessi dovuto essere lì in giuria, avrei detto che la Paranza mi piace perché almeno ballano con allegria. Pronto? Pronto. Mi senti? Sì, perché qui magari... Sì. Tu ti riferivi naturalmente al pezzo di Simone Cristicchi, naturalmente. Della Rosa Bianca? Sì. Ti regalerò, sì. Non è proprio ti regalerò una rosa, il vero proprio il titolo. Sì, ah, ecco, sì. Che tra l'altro sì, ha vinto il premio della critica, tra l'altro ti regalerò una rosa questa canzone. Ma non so, insomma, comunque a me la Paranza è piaciuta perché è un pezzo ballabile. A parte che, devo dire la verità, certe parolacce, io, Pippo Baudo, avrei detto no ragazzi, non le fate perché culo, stronza, non so che cosa, non è un buon insegnamento, insomma, ecco.
A parte questo, Silvestri mi è piaciuto. Non so chi vincerà, però... Certo, no, si dice comunque che sia Daniele Silvestri, appunto. Comunque, guarda, perdiamo invece, parliamo insomma di Carla Boni, anche per quanto riguarda, che tra l'altro ha scritto pagine bellissime, appunto, della storia della musica, della storia del... Io di Sanremo ne ho Sanremo. Fatti 8, non 5, come hai detto tu, ne ho fatti 8. Ti chiedo scusa, ma forse qui, perché purtroppo io ho un'enciclopedia... che mi sta ma non dando... sa niente, ma sai, quelli che scrivono non è che sono ben informati. A parte che ho partecipato anche non come cantante, ma come partecipante a festival. Insomma, io sono andata lì 8 volte, ecco. Ma volevo dire questo, che mi spiace che Pippo, che siamo in fondo abbastanza amici, ha cancellato completamente l'epoca del 50 e 60. Ecco, non ci hanno, siamo morti per lui, ecco. Invece siamo ancora qui, vivi. Certo, lo sento, tra l'altro si sente, poi abbiamo, sei stata ospite più volte qui da noi in radio, abbiamo presentato i tuoi dischi. Ricordi? Ah, sì. Radio Roma, tante volte, no? Ah, tra l'altro sei stata ospite addirittura anche a commentare un festival una volta, ti parlo di 4 anni fa insieme a Leonora Vallone. Ho capito dov'è questo posto. Perfetto. Sì, è vicino al tribunale. Bravissima. Anche se adesso, bravo, la nostra sede si è spostata per qualche tempo da un'altra parte. Ma leggermente più su, sono 2 chilometri, via Tito Livio al numero 33. Beh, adesso quando torno a Roma, se vuoi chiamarmi... Certamente, volentieri. Sarai ospite, la nostra graditissima ospite, perché tra l'altro sei ormai un'amica di Radio Roma, poi sei una persona che stimo moltissimo. Io comunque, grazie. Tra l'altro, la cosa incredibile, cioè l'aneddoto appunto che è più conosciuto appunto di te, è il fatto che la Rai continuava a bocciarti tantissime volte e poi arrivata al festival hai vinto immediatamente. Com'è nata questa cosa? No, non è che sono stata bocciata, la prima volta, ma poi sono andata in orchestra con il maestro Pippo Barzizza, dopodiché sono andata con Angelini, con Luttazzi, e non è che sono stata bocciata tante volte. Parlavo per il discorso della tua, ne abbiamo parlato già una volta in trasmissione, per il fatto che avevi una vocina un po' non... all'americana. Bravissima. E allora, ecco. Inizialmente il Rai, all'Eiar all'epoca, di Torino, generalmente puntavano, cioè erano un po' indecisi, invece poi Barzizza ti prese, credette in te, diciamo, e certo. Alla fine riuscirono a portarti a Sanremo e alla fine hai spopolato. No, non con Barzizza, andai con Angelini poi. Certo, dopo con Angelini, col maestro Angelini, che tra l'altro all'epoca... Sai, la carriera è lunga. Tra l'altro allora è il grande musicista, il grande direttore d'orchestra appunto delle primissime edizioni di Sanremo, il maestro, ricordiamo, Cinico Angelini. Angelini, certo. Che si chiamava proprio, aveva questa orchestra, si chiama proprio Della Canzone, lui. Sì, bellissima... la prima volta non c'era nemmeno la televisione, ti dirò, poi l'hanno messa al finale e poi dal 54 in poi è entrata la televisione, ma era una cosa bella perché tutti andavano al bar, che è l'unico bar che magari nel paese aveva la il 3 gennaio del 54 esattamente la Rai iniziò a trasmettere ufficialmente le sue trasmissioni. Ecco, vedi, proprio così. Poi certo. Abbiamo vinto anche Napoli, poi siamo andati, beh, insomma, se vuoi ti porti il mio curriculum. Senti, qual è il ricordo più bello che hai di Sanremo? Beh, di Sanremo, sai, è stata tutta una sorpresa, perché io sono andata lì così, con sorpresa, ha vinto questo Viale d'Autunno, che tra l'altro è una canzone difficile, tipo concerto, e ha vinto perché così il destino ha voluto. E poi, siccome c'era una chiesa vicina, tutti i fiori che avevo li portavo in quella chiesa, dormivo dove dormivano i musicisti perché costava meno, i miei vestiti costavano 200.000 lire e loro mi davano la Rai 1.800 lire al giorno, quindi però è un bel ricordo perché era un inizio di carriera fantastica con il pubblico che ha cominciato a volerci veramente bene e tuttora ti dirò che ci ricordano. Senti, adesso non c'è rimasto, guarda, per me non c'è rimasto che il pubblico degli anziani che si ricordano
e le balene qui davanti che giocano, io canto.